vaccini. Vabbè, questo no, non a prescindere. Red Ronnie con noi, eccoci. Ehi, ciao. Caro Red, allora qual è il punto? È incredibile. Per parlare di una roba di medici si chiama Red Ronnie. Ma certo. E perché non può parlare? Vuoi tappare la bocca pure a Red Ronnie? Ma io non mi metterei a parlare. Ma io non mi metterei a parlare con un medico di plasma. Ma qui non è medica, è politica, è società, è vita. Non è la medicina vera e propria. Le cose le sappiamo, ci sono. Le puoi leggere sull'internet, dai. Red, allora, le riviste scientifiche hanno preso il posto di internet. Parenzo, io mi occupo di comunicazione. Sì. Sì, non di vaccini, appunto. Posso parlare di comunicazione? Sì. Okay. Certo, ci mancherebbe altro. Allora, nel momento stesso in cui io sento che uno che si chiama Tarro ed è molto famoso e ha fatto delle cose incredibili perché ha un curriculum, leggo, di cose fatte, e questo parla contro i vaccini, improvvisamente diventa un vecchio ricoglionito che deve andare a fare Miss Italia. Luc Montagnier, che ha vinto un Nobel perché ha fatto qualcosa, nel senso che ha scoperto il virus dell'HIV, siccome parla contro il coronavirus e dice che allora viene considerato un vecchio rincoglionino, ma sì, ma la vecchiaia. Io mi occupo di comunicazione, guardo la comunicazione, sì, è così, guardo la comunicazione. Mi è arrivata una comunicazione dalla Nazionale Cantanti, fra l'altro, che sta appoggiando questo medico di Mantova, il quale, questo del Poma, leggo, io non sono un esperto, io mi occupo di comunicazione, leggo che ha inventato questo sistema, ha provato questo sistema, che avevano provato altri, dove mettendo chiaramente del sangue di un infetto che è guarito, del plasma, non è sangue, plasma, lui guarisce. Praticamente è lo stesso procedimento, da quello che io posso intuire, non avendo studiato medicina, ma avendo frequentato molti medici e molti esperti, che è quello che fa il vaccino. Cioè, il vaccino che cos'è? Il vaccino è inoculare il virus, un virus debole, dentro un corpo, in modo che il corpo, questo, si rafforza, il corpo rafforza le difese immunitarie contro quel virus. Ecco, perché, scusami Red, perché Burioni lo sbeffeggia un po'? Perché Burioni, che è uno di quelli più ascoltati in televisione, Fabio Fatto? Ma no, la persona che tu hai nominato, che cosa ha fatto? Ha un curriculum che ha inventato qualcosa, gli hanno dato un premio. Dalle cose che girano su internet pare che sia stato bozzato in tutti gli esami che ha fatto. Addirittura. Se vuoi ti mando le cose che ha fatto. Tu stai dicendo che sostanzialmente Burioni è un incompetente, questo stai dicendo? Non sto dicendo questo, io dico che dalle risultati sono questi. Allora, io sostengo che quando si parla di vita di persone, invece di sbeffeggiare quello che fanno gli altri, ma nessuno sbeffeggia. Sì, tu vanno validate. La scienza ha bisogno di essere validata. Ma qui la lui gente magari muore, è un grande qui professore, la gente ma se siamo ti dice d'accordo, che sono guarite, ma ognuno non può sperimentare quel che trova. Scusami, un grande scienziato come quello che tu hai citato, che magari sarà un bravissimo medico, non può sperimentare a cazzo suo. Ma che una a cazzo cosa? Suo? Qual a cazzo suo? La scienza sperimenta perché pagano della gente per farsi inoculare, ma in base a dei protocolli. Riconosciuti, a delle esperienze ripetute, a dei casi statistici. Questo è l'equivoco, altrimenti. Vorrei ricordare sempre che quando si ammalarono Geminiani e Fausto Coppi, i medici francesi scoprirono che era la malaria, salvarono Geminiani, chiamarono i medici italiani per dire: guardate che sta malaria, i medici italiani mandarono a fanculo dicendo: ci pensiamo noi, dopo due giorni è morto. Cioè, tu, scusami, diciamo, andiamo alla sostanza. Tu quello che pensi è questo: che c'è un gruppo potente di persone che preferisce aspettare il vaccino perché naturalmente ci sono investimenti, soldi, eccetera, piuttosto che cercare una cura meno costosa. La scienza va, non è vero. Io dico che nel mondo della comunicazione ci sono due cose che vincono, e sono l'ego e il denaro, e vincono anche per salvare le persone. Perché se arriva qualcuno che salva la gente, vedi, naturalmente. Perché scusami, quello di Bella non era l'ego? No, ma rispondetemi. Ma che quello del metodo di Bella non era l'ego? Non era l'ego? No. Io ti posso assicurare. E a N che all'epoca scavalcò la storia di Di Bella. Ti posso assicurare che c'era una bambina che si chiamava Sofia, che andava da questi qui, di questi cosiddetti santoni, ma i genitori mi hanno detto che lei stava bene quando andava lì. Ti posso assicurare che una persona famosa è andata da uno che gli cura la sclerosi multipla in maniera alternativa e sta bene.
però ma tu per esempio tu sono per... singoli ma, casi scusa, che non fanno statistica scusami, però Red, singoli casi Red, che scusami, dipendono da mille fattori Red, scusami tu la chemio, una chemioterapia non la, adesso, toccandoci a pelle tutte, no, non la faresti mai una chemioterapia? No mai tu non faresti no. mai una chemioterapia no cioè tu ti rifiuteresti di farla ti dovesse succedere una cosa del genere il vaccino anti covid qualora no, ci fosse l'ha detto già che non lo farebbe mai non lo farebbe cioè, perché no. fa ma c'è gente in Italia che vuole fare il vaccino no, ogni cosa ma scusa Giuseppe ma ti rendi conto che nessuno parla di prevenzione tutti danno per scontato cosa che vuol dire ma digli qualcosa panzironi sì panzironi la prevenzione vuol dire una sana alimentazione. Vabbè, questo. Ma questo tutti lo vale per tutti. Ma vale per qualunque cosa questo, scusa, che c'entra? Vale per qualunque cosa. Cioè, sì, ma perché nessuno dice di non mangiare salami, di non mangiare cioè tu dici che alla fine, tu dici che alla fine può servire per combattere il coronavirus mangiare meglio piuttosto del vaccino, cioè meno carne e meno carne si evita il vaccino. Io mi ammalo dal 1990. Sì, d'accordo, d'accordo. Dunque, io sto dicendo una cosa, secondo te se la gente mangiasse meno carne si uscirebbe molto più velocemente da questa cosa del coronavirus. Ma guarda, lo stanno dicendo tutti, persino David Hamilton, pilota di Formula 1. Hamilton è uno che ha deciso di fare un tipo di dieta. Anche Brian May adesso è diventato come Paul McCartney. Sì, d'accordo, vabbè, quello in vecchiaia, ci sono tanti ragazzi che stanno diventando vegetariani e rifiutano la carne. Sì, ma quello è un altro discorso. Il mondo sta cambiando. Cioè, mi dispiace per te, Giuseppe, che ami la carne, ma il mondo sta cambiando. Ma tante ragazze non fanno manco quello che bisogna, cioè quello che piace agli uomini, che c'entra. Poi pure sta cosa del sesso dei vegani, io non l'ho mai capita sta cosa qua. Cioè, veramente una cosa incredibile. Ancora si insiste con questa cazzata, molti lo dicono, atleti, eccetera, che l'alimentazione vegana fa scopare meglio, ma è una follia. Lì assoluta, ma allora, dai, Giuseppe, su ragazzi, Giuseppe, non diciamo cazzate. Giuseppe, io ero carnivoro e sono diventato vegetariano e ti posso dire che è vero. Il giorno in cui tu da carnivoro diventerai vegetariano, mi dirai che è vero. Ma che cosa però cambia l'eiaculazione? Cosa cambia la potenza sessuale? Che cosa? La durata? Cambia, che cambia la sensibilità. Guarda che tu stai parlando di scopare, non di far l'amore. Ma sì, ho capito. Scopare e cavalcare tum 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 tum, in maniera animale. Fare l'amore è un'altra cosa. Sensibilità, è dolcezza, è capire, è diverso. Non ho capito perché uno che mangia la carne capisce di meno, secondo te, è meno sensibile, è meno. Non ha la sensibilità. Ma ascolta, ma perché tu? Cioè, più animalesco, è più animalesco. Allora facciamo un esperimento. Se tu vuoi capire cos'è il mondo vegetariano, ti fai 3 mesi da vegetariano, poi dopo parliamo. Ma guarda che sennò sono tentato, lo sai che sono tentato? Sai che sono tentato? Cioè adesso mi faccio consigliare da qualcuno di fare 3 mesi da vegetariano, voglio capire se mi funziona meglio l'uccello o peggio, ti giuro, voglio fare un esperimento. Ma è molto triste che tutto sia funzionato. Vabbè, adesso sto pensando. Su questo ha ragione Red Ronny. Su questo perfettamente d'accordo, ragione adesso Red Ronny. È una parte del tutto, d'accordo. È triste cioè, che secondo tu faccia te la divento più buono. Divento più buono anche alla radio. Divento più buono, secondo te? Sì, secondo me diventi più buono. Ma dai, su. Cambi ragazzi. Tutto, cambia tutto. Ma secondo te, Bill Gates, che secondo alcuni è quello che sta dietro sta storia dei vaccini, è uno che mangia carne o no? Secondo me sì. Secondo te mangia carne, Bill Gates mangia carne, dunque, però che c'entra sta storia di Bill Gates che sta dietro i vaccini? Cioè, secondo te c'è tutta una, non dico un complotto, una trama, lo finanzia, è una per trama fortuna. Che riporta a Bill Gates, cioè vogliono, ci stanno imponendo una soluzione alla fine, che alla fine è guidata da un... Scusa, io anche qui non parlo per me, sempre per comunicazione. Vabbè, sì. Allora io non ci utilizziamo questo espediente. Io non ci sto capendo più niente, perché vedo gli esperti virologi che litigano fra di loro, si sconfessano. Questo è vero. Ecco, poi dopo che vedo quelli che dicono ci vuole assolutamente il vaccino, gli altri che dicono attenzione che il vaccino non serve perché il Covid si chiama 19, vero, è mutato 19 volte, vero. Adesso è già dimutato 33 volte, vero. Quindi se tu fai un vaccino su Covid come per l'influenza di anni fa. Poi dunque, dopo altri esperti dicono chi si è vaccinato con l'influenza al 36% di percentuali in più di prendere il Covid. Alcuni lo dicono, altri lo smentiscono. Vabbè, insomma, dove vuoi arrivare? Voglio arrivare a questo, che c'è un grande casino e quindi tutto vale tutto ormai, perché nella comunicazione ormai tutto vale tutto. E dunque? Allora uno di tutto vale tutto, perché uno può credere. Infatti bisogna selezionare fonti autorevoli. No, esatto. E dunque tu credi che Bill Gates abbia un interesse al fatto che resti questa situazione con coronavirus? O che l'abbia provocata addirittura? Ma sai, se non sbaglio, no, non è questo. Se non, io non arrivo a dire questo, anche se c'è chi lo dice, sempre nella comunicazione, io arrivo a dire semplicemente che
come ti ho detto prima, ego e denaro vincono sulla vita delle persone, lo dimostrano le guerre, lo dimostra tutto quello che c'è. Vabbè, il messaggio è chiaro, il messaggio è chiaro. Se tu guardi i numeri, i numeri, l'AIDS, di cui nessuno si preoccupa più, ha credo 20-30 volte i morti del Covid-19. Cioè, secondo te alla fine ci stanno un po' prendendo per il culo sulla mortalità? Alla fine la mortalità sarà molto molto bassa. Di tutto quello che hai detto, toglierei solo la parola un po'. Ah, proprio totalmente. Sì. Ciao, ciao, ciao Red, ciao. Avanti tutto. Ciao.